La cittadinanza europea è un bene di cui non siamo abbastanza consapevoli, di cui però è indispensabile parlare ai cittadini. Per abbattere le distanze delle istituzioni europee, la scuola è certamente il luogo migliore. Per questo il centro Europe Direct della città metropolitana di Torino anche quest'anno conferma il proprio impegno nell'offrire alle scuole del territorio moduli formativi gratuiti rivolti a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sulla sensibilizzazione ai temi dell'Europa. Il programma è stato illustrato durante una presentazione a Palazzo Cisterna, cui è intervenuto anche Massimo Gaudina, il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea, con sede a Milano. L'Europa non è soltanto il luogo dove i ragazzi vivono e vivranno in futuro, ma è un pezzo della loro identità, è qualcosa che sta dentro di loro e non soltanto fuori. C'è un'identità europea da rafforzare, c'è una cittadinanza europea che i ragazzi hanno e magari non lo sanno, e quindi bisogna spiegare a questi ragazzi che loro sono anche europei, hanno anche dei diritti, delle opportunità, dei valori, delle responsabilità che fanno parte di questo essere membri di una famiglia europea. Questa è una sfida nuova, è una sfida difficile, è una sfida nella quale senza le scuole, senza gli insegnanti, senza i dirigenti scolastici e senza gli Europe Direct non potremo mai raggiungere l'obiettivo finale. Sono tante le novità di formazione sull'Europa nel nuovo anno scolastico proposte dal centro Europe Direct di Città Metropolitana. Soprattutto un tema delicato come quello delle politiche europee sulla migrazione e sull'accoglienza. Grazie alla collaborazione con la Polizia di Frontiera, Sebastiano Salvo, dirigente della Polizia di Frontiera nel territorio metropolitano, è disponibile a spiegare ai ragazzi e ai loro insegnanti che cosa significa lavorare ogni giorno su queste tematiche. Beh, credo che ci si debba porre da tecnici come siamo, quindi al di fuori di qualunque strumentalizzazione politica e ideologica, perché non ci appartiene, con due grandi stelle polari. Uno è quello della solidarietà umana, che non credo possa prescindere da qualunque attività si svolga, e l'altro è quello dell'applicazione delle regole, in primis la nostra Carta Costituzionale, poi gli accordi internazionali recepiti al nostro Paese e quindi le leggi interne dello Stato. Questa è la nostra linea su cui cerchiamo tutti i giorni di proseguire la nostra strada.